Allora, scusate se parlo a bassa voce, però ho la telecamera molto vicina. Oggi vi farò vedere come modifico le mie foto. Questo è stato un video che mi è stato molto richiesto ultimamente, soprattutto sul mio profilo Instagram, dato che ho adottato questo stile molto tipo tutto molto bianco, con le foto tutte molto contrastate, bianche e nere. Sappiate che il mio tasto home non funziona perché il mio telefono è fantastico. Comunque sia, qui c'è la cartella delle app delle fotografie e quelle che uso ultimamente sono semplicemente Facetune o all'occorrenza ColourPop. Di questa applicazione ve ne ho parlato anche nel video dei preferiti di settembre e agosto e settembre, mi sembra. Comunque è molto facile, tra l'altro purtroppo non è gratuita, l'ho pagata mi sembra sui 4 euro, non mi ricordo. Direi che ne vale assolutamente la pena. Apro una foto e vabbè, io in questo momento ne sceglierò una a caso, tipo questa. La cosa bella di questa applicazione e l'effetto che poi riesco a dare alle mie foto lo ottengo principalmente con l'effetto dello sbiancamento. Praticamente toglie ogni traccia di giallo o di blu, cioè nel senso che se io lo passo sulle lucine, le lucine mi diventano completamente bianche, o anche sui blue jeans, perché appunto toglie qualsiasi traccia di giallo o blu. Il muro lo sbianco in questo modo. E non mi preoccupo neanche troppo di magari stare attenta a che cosa tocco, tipo la lampada o qualcosa, perché poi andando a risaturare la foto posso tranquillamente ridargli colore, diciamo, perché la lampada comunque virava leggermente al giallo e quindi ecco. Se comunque voglio già da qua mantenere tipo i colori o comunque stare attenta, con la funzione del cancella posso tranquillamente ripristinare le parti che voglio mantenere con il colore. Con questo posso vedere quanto ho cambiato o meno la foto e posso anche ripetere l'operazione fin quando l'effetto del bianco non mi soddisfa. Posso anche fare una cosa proprio bianchissima, tipo una cosa del genere per farvi capire. Ovviamente nelle zone dove è troppo scuro non è che lo sbiancherà, però comunque sia vedete che è il secondo passaggio e la foto diventa sempre più bianca. Presenta veramente tantissime funzionalità questa app. C'è Leviga che praticamente leviga appunto la foto, la rende un po' più fluida, non so come dire, non so se riuscite a vedere la differenza. Invece ci sono dettagli che serve magari per mettere in evidenza qualche dettaglio, come potete ben vedere la differenza la fa. Oppure c'è Rimodella, però non l'ho mai utilizzato, Toppa, che è quello che vi stavo dicendo, se magari questa cornice qua non vi sta bene, ci cliccate sopra e potete tranquillamente, come dire, clonare un punto e coprire. C'è anche utilissimo quello della sfocatura, che può sia sfocare che sfumare, ed è bellissima questa applicazione perché permette di zoomare veramente tantissimo, cioè fino a vedere proprio i singoli pixel. I filtri di solito li ignoro. E adesso cosa faccio? Apro Instagram e di solito le lascio, visto che non uso più i riquadri bianchi, le lascio intere. Vado avanti e poi vado su questo simbolo qua, che sarebbe il Lux, e lo metto di solito a 20. Poi modifico la luminosità a quasi sempre a 25 e poi il contrasto a 20. Poi ovviamente ogni foto è a sé stante, quindi insomma, poi sono valori che possono cambiare. All'occorrenza la saturo magari per ridare un po' di colore dove serve e poi semplicemente la pubblico. Ed ecco qua che la foto è stata pubblicata ed è di questo tema molto off-white, non so come dire, molto contrasto bianco e nero.
Ovviamente ci vuole anche la foto giusta per fare selfie. Per chi ha l'iPhone, consiglio tantissimo di utilizzare questa funzionalità che permette di aggiungere dei filtri già alla foto stessa, e io di solito per fare i selfie uso Fade, che è un po' più forse freddo come filtro, non so. Questo qui l'ho utilizzato con Fade e poi qui il muro era molto più grigio e invece con l'app l'ho sbiancato. Più onestamente le mie foto le modifico quasi tutte solo ed unicamente così, con i parametri che vi ho fatto vedere. Non faccio assolutamente nulla di più, nel senso che proprio non uso mai né filtri né nulla. L'altra applicazione che mi piace usare, che nel senso userò tantissimo, si chiama ColourPop e permette di fare, diciamo, questo tipo di immagine. Vi faccio vedere com'è che funziona, ma una cosa veramente molto veloce perché è facilissimo da usarla. Prendendo la foto che ho utilizzato prima, mettiamo il caso che io voglio lasciare colorato soltanto i pantaloncini. Qui ci sono tutte le varie funzionalità, qui c'è color, gray e recolor, e appunto che cliccando su color zoomo su l'oggetto che voglio lasciare colorato, lo ricoloro e poi per fare la cosa più precisa riclicco sul grey e rimetto in bianco e nero le cose che voglio fare in bianco e nero. Ve l'ho fatto vedere molto alla veloce, però anche questo si può zoomare tantissimo, quindi si può essere veramente molto molto rigorosi e precisi sui dettagli, cosa che insomma mi piace tantissimo. È un'ottima applicazione, non mi ricordo se è gratuita o meno. Comunque queste sono le due principali app con le quali modifico le mie foto per Instagram. Direi che questo è tutto quello che faccio. Io spero che questo video possa esservi utile. Se è così, mi raccomando, vi ricordo di lasciarmi un bel like. E niente, noi ci vediamo sicuramente alla prossima. Un bacione!